Per concludere il discorso sul moto supersonico, nell'aria è difficile realizzarlo perché bisogna superare i circa 340 metri al secondo o 1200 km orari della velocità del suono in aria, però nell'acqua è molto più facile perché la velocità delle onde sulla superficie dell'acqua è molto più bassa. Quindi basta un motoscafo, una barca per poter andare più veloci. Rispetto alla velocità delle onde nell'acqua, e questo è l'inviluppo a forma conica che si genera quando appunto il motoscafo viaggia a una velocità che è superiore a quella delle onde che genera sulla superficie dell'acqua. Qui c'è un'altra immagine simile. Vediamo il motoscafo e l'inviluppo conico delle onde generate, e ancora un'altra immagine con questa barca che genera questo inviluppo conico di onde sull'acqua. Quindi